Aspetta! È Angelo! È lì! Zitto! O'Donnell! Ora! Su, ragazzi, venite fuori! Tutto a posto. Ok, potete andare. Ho detto potete andare. Beh, se non vogliono andarsene. Ehi, ragazzi, venite qui. Oh, Angelo, sei tu? Che ci fate da queste parti? Beh, sai, perlustravamo di qui per caso. Sai com'è? Sì, sì, lo so com'è. Come va la famiglia, Joe? La famiglia? Sì, dico i Marbocchi. Ho saputo che hanno avuto gli orecchioni. Ah, è tutto passato adesso. Stanno bene. Questo mi fa piacere. E i tuoi vecchi, Tim, come se la passano? Beh, sai come sono i vecchi. Hanno sempre qualche acciacco. Tu sei il loro unico sostegno, vero? Già. Allora è meglio che ti riguardi. Non dovresti andare in giro, amico. C'è umidità. Ora noi dovremmo andare. Ah, un momento, ragazzi. Dimenticavo. Per caso avete visto una Rolls Royce gialla che seguiva un camion? Hai visto una Rolls gialla che seguiva un camion? No. No, non l'abbiamo vista. Lo so, sono tempi duri, non c'è lavoro, la crisi, la famiglia. Tutto questo lo so, ma che ci posso fare? Anch'io ho un centinaio di impiegati da mantenere con famiglia numerosa e voi non mi volete pagare le tangenti. Ma non siamo qui per parlare d'affari, siamo qui per dare l'ultimo saluto a Sam Levy, morto misteriosamente assassinato dai miei uomini per non aver pagato. Addio, Sam. Non preoccuparti per tua moglie e per le tue belle figlie. Le sistemerò in una delle mie case. Saranno amate e protette. E ora, Sam, riposa in pace. Se ti riesci. Oh,
il samurai. Vai. Grande samurai, i predoni hanno assalito il villaggio, hanno bruciato le capanne, hanno rapito le donne, hanno portato via il riso ai bambini. Aiuto! Ehi, giovanotti! Vi siete rovinati. Allora, che vogliamo fare? No, non così, figliolo. Non si fa così. Quel colpo che provavi è un aticoto. Uno dei colpi più difficili. E siamo rimasti solo in due a conoscerne il segreto. Aticoto? Che significa nella tua lingua, o grande nakakata? Nella mia lingua significa colpo del polipo bollito. Infatti, colui che è colpito da un aticoto va giù come un polipo bollito lanciato da un quinto piano, mio dolce figlio. Perché non lo insegni anche a me, maestro? Perché se te lo insegnassi non saremmo più in due a conoscere l'aticoto, ma saremmo in tre. Oh, nakakata, ti ricordo che se non ti avessi salvato la vita quando stavi per annegare, ci sarebbe una sola persona adesso a conoscere l'aticoto. Ma io ti nutro. Con una coppetta di riso lesso al giorno. Ti ho dato anche un onesto lavoro. Sì, ma comunque mi sembra un po' poco in cambio della vita, no? Noi giapponesi non diamo peso alla vita. Ah, e allora perché chiedevi aiuto quando stavi per affogare? E sia. Te lo insegnerò, ma ricorda, apri gli occhi e fissa nella tua mente i movimenti, perché le antiche regole di quest'arte impongono che l'aticoto si esegua una volta sola. E soltanto qualche raro genio riesce a capirlo. Ok, una volta sola. Dimentichi il saluto. Oddio, che c'è? Brutto figlio di una porca. Dicevi, dolce figlio? Dicevo che così a prima vista sembrerebbe un colpo sleale. E lo è, infatti. Del resto il polipo è notoriamente una creatura infida. Anch'io ho inventato un colpo. E vorrei il giudizio di un maestro come te. Sarebbe un grande onore per me. Bene. Si chiama Il fiore dai due petali. Bellissimo nome. E come si esegue il tuo colpo? Ah beh, è basato sulla sorpresa, ovviamente. Permetti? Le mani vanno disposte in questo modo. Così? Poscia, gambe divaricate, così. Bravissimo. Adesso chiudi gli occhi per la necessaria concentrazione e pensa ai tuoi defunti, ti aiuterà. Presta a me! Ammazzatelo! Che è successo, grande nakakata? Che ti hanno fatto? Presto, spezzategli la spina dorsale! Esagerato! Panini, hot dogs, panini, 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 hot dogs, panini. Oh. È stato quello lì. Sei diventato matto? Che fai? Tanto ci sarà. Ma se vedo uno schiaffo, a me, di dietro, sì. Che offre, che offre.
Dammi una mano, amico, fa. Beh, una mano no. Una salsiccia, è lo stesso. Sì. Stasera vai giù come un sacco di patate. O di misterioso ci sarà solo la tua scomparsa. Lo sai che non mi fai ridere? Angelo ha scommesso qualche migliaio sui tuoi avversari. E Angelo non ha mai perso. Beh, perderà stasera. Io dico di no. Ah. E quant'è la mia fetta? La vita non ti basta? Sentite, lo sapete che la borsa va tutta al vincitore. E se perdo questo incontro io finirò a disegnare santi sui marciapiedi. Perciò voglio la mia parte. A te la scelta, amico. O la borsa o la vita. Sparite. Meglio per te se vai giù stasera. Sparite! Presto, presto, ossigeno! Ehi, vattene!
ti scaldi tanto, quello andrà giù con un sacco di patate. Commettiamo un paio di dollari allora. È andata. Con un paio di ragazzi così avremmo risolto il problema delle tangenti. L'hai detto, capo. Che alla prossima ripresa deve andare giù. Ok. Vattene. Senti, Jumbo, Angelo ha detto se gli fai vedere come fai a fare una bella buca sul ring. Quel sacco di patate andrà giù come un sacco di fagioli. E allora, se ne sei tanto sicuro, perché non ci metti altri due bei dollari sopra? Sei coperto. Benissimo. Ha detto male, amico mio. Raccogli le scommesse, ormai è fatta, raccogli. Prego, fuori i verdoni. Avanti. Sì, gente, va. Oh, no. Bravo.
vincitore! E pianta l'anitra. Bla 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 bla. Voglio vederlo in faccia. $1,000 a chi gli leva la maschera. Ok, boss. Ehi, ma che fa? Attenzione! Un premio di $1,000 a chi leva la maschera all'uomo del mistero. Ripeto, $1,000! Prepara i $1,000, amico! Eccomi! Grazie. Che faremo grandi cose io e te. Così faranno gli uomini di buona volontà. E ce l'hai con me? Non hai detto che vuoi fare grandi cose? Sì, ma io stavo pensando a... A lui, vero? No, a quello. Ma non sai che è lo stesso? Lui è in ogni cosa, in ogni dove, in ogni uomo. Sarà come dici tu, ma io non... Ho peccato. E dunque, se hai peccato puoi redimerti. Ma si può sapere cosa vuoi da me? Voglio salvare la tua anima. Ma questi ridono sempre. Certo! Sono in pace con lo spirito. Hanno rinunciato al peccato e vivono di buone azioni. Hai capito che vuol dire? Unisciti a noi e sarai salvo, fratello. Abbraccia la nostra causa. Redimiti e bacia la nostra bandiera. Io ti manderò del peccato originale, causa di tutti i mali. E avrai un tetto per ripararti e una zuppa di fagioli per ristorarti. C'è anche la zuppa di fagioli. Ah, quanta ne vorrai. Allora quasi quasi mi redimo. Nella cruna del lago. Che sei meglio di noi tu. Venite avanti. No, sono più grosso. Venite avanti, fratelli. E ci ridi pure. Non invidiare chi ha molto. Pensa a chi ha meno di te. Sì. Avanti, fratellone. Fai passare i tuoi compagni. Anch'essi hanno bisogno d'amore e di speranza. Ascoltate, fratelli, la voce del Salvatore, la voce di colui che ci monderà ad ogni peccato. Ma come, ancora fagioli? Di che ti lamenti, fratello? Anche gli angeli mangiano fagioli. E si sente. Non chiedete troppo, non siate assatanati. Chi troppo chiede, nulla avrà. Falla finita, fratello. Che forse ti molesto? No, è che proprio me li hai rotti, i timpani. Date a Cesare quel che è di Cesare. E a Dio quel che è di Dio.
e i vostri pensieri siano gioiosi nel lodare il Signore. Scusa. Però, fermi, fermati, carino. Questo è tuo fratello. Oh, è probabile, mio padre si è dato molto da fare ai suoi tempi. Senti, Bisonte, io ti mando a disegnare i santi sui marciapiedi, sai. E non sono mica come gli uomini di Angelo, io, Bisonte. Che dicevi di Angelo? Io, meno male che non sono uno degli uomini di Angelo. Sono io che ho sbarrato la porta degli spogliatoi quando quelli ti inseguivano, ricordi? Ah, mi pareva di aver già visto il tuo muso da qualche parte. Oh, lascia! Ma ora ti salvo io, così siamo pari, no? Hai lasciato, eh? Calma, stati calmi, ci siamo tutti. Si può sapere perché me li stavi spappolando? Per vedere se hai temperamento, oltre che forza. Vedi, io sto cercando un socio. Per fare? Quattrini, ti interessa? No, se sono pochi. Saranno moltissimi. Ma io ho avuto l'idea e perciò il 51% delle azioni sarà mio. Va bene, sentiamo un po'. Dunque, io avevo pensato che... Porco... E che vorresti fare? Li disosserò come tacchini nel giorno del ringraziamento. No, rifletti un momento, scusa. Se ti fai riconoscere, sei fregato. Angelo è un diavolo. Quello non perdona, trucida. Secondo te dovrei abbozzare. Io voglio tornare sul ring. Ma non puoi finché c'è Angelo in circolazione. E poi possiamo guadagnare molto di più senza farti rompere le ossa, no? Sono io che la rompo. Sì, sì, lo so. Ma quei tipi, la tua faccia, non l'hanno mai vista. Non stanno cercando te. Cercano uomini per la banda. Cercano figli di buona madre disposti a tutto. Dei duri, come noi. Ah, perché tu saresti un duro, saresti. Un giorno ti racconterò la mia storia. C'è da rabbrividire. Già. Non scherzo, amico. Allora, ci stai a farti ingaggiare da quelli là? Pensa, socio. Belle ragazze, un sacco di soldi. Whisky a volontà, macchine. C'è soltanto una cosa che rende bene oggigiorno. Il crimine. Ma tu come ti chiami? Facciamo Charlie? Charlie va bene. Fratelli! Pace! Prego! Diamo una mano ai piedi piatti. Prego, calma! Calma, fratelli! Però... Chi è? Non picchiatevi, il Supremo non la prova! Male quel ragazzo, eh? Anche il bufalo se ne cava. Ignorali. Ehi, voi. Dici a noi? Ci piacete. Niente fossero... Conosco un tale che vorrebbe conoscere due tipi come voi. E noi conosciamo due tali che vorrebbero conoscere quel tipo. Allora si può vedere di combinare un incontro. E a Bechime come andiamo? Due lattughe e il 10% delle elemosine più le spese. C'è da star bene. Siamo stati pagati meglio. Dimmi da chi. Abbiamo poca memoria per i nomi. Ci piacete.
Questo lo hai già detto, ma sta fermo con le mani se non vuoi trovarti con una manica vuota appuntata sulla spalla. E piacerete anche al capo. A proposito, chi è che paga? Un tipo sempre allegro. E facciamoci questa risata. Vediamoci stasera da Smoky Joe. Ok. Ecco fatto. Allegro so, Joe, la vita comincia stasera da Smoky Joe. A proposito, sai dov'è? No, ma lo domandiamo a qualcuno. Mi scusi, sa dove sta Smoky Joe? No, dove sta? Visto? Lo troveremo. Ehi, vestiti da uomo. Andiamo a piedi, non prendiamo l'ascensore. Meno male che fa freddo. Da domani staremo al caldo. Comunque questa passeggiata la metto in conto ad Angelo. Avrai tempo per presentargli il tuo conto. Su, andiamo. Ormai Smoky Joe non dovrebbe essere lontano. Sì, questo lo stai dicendo da stamattina. Ti dispiace? No. Che c'è? Guarda, sono loro. E allora? Andiamo. Sta calmo. Ma io sono calmissimo. Vogliamo andare. Sta calmo. L'avete fatta? Non alza il polvere, amico. Voi siete arrivati adesso. È da stamattina che vi seguiamo passo passo. Vi avremmo beccati come sorci sul formaggio se avessimo voluto. Ci piacete. Ce l'hai già detto, ma tieni le zampe a posto se non vuoi andare in giro con tutte e due le maniche vuote appuntate sulle spalle. Non vedo l'allegrone. Dov'è? È a casa. Ha cambiato idea. Del resto lo fa spesso. Dice che così è difficile tendergli un agguato. È una volpe il capo. E allora dobbiamo andarlo a trovare noi nella sua tana, è così? Hai indovinato. Andiamo. Com'è andata, Cobra? Bene, conoscono il mestiere. Il capo voleva sapere se ve la sareste cavata. Un momento, è occupato. Sta provando la nuova macchina corazzata. Lui evita di uscire quando può. È una volpe il capo. Possiamo andare. Chi sono? Nuovi membri della famiglia, forse. Posate l'artiglieria. Non ne abbiamo. A noi ci bastano le mani. Vediamo. Sono arrivati nuovi per sta sale. Platino. Un regalo degli amici per il suo 25esimo omicidio. Il capo è sempre così allegro. Non è allegro, anzi. E allora perché ride? Una paralisi facciale.
L'arrosto. 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 Buono. Va bene. È una precauzione. Un anonimo mi ha fatto sapere che mi avrebbero avvelenato col cianuro. E il cianuro lascia solo 4 secondi. Forse l'ha scritta lui la lettera. Lui? No, lui è analfabeta. Non si direbbe. Venite. I ragazzi mi dicono che siete dei duri. E neanche poco. Come e quando hai cominciato il mestiere? Eh? Quando hai cominciato? Da ragazzino. Rubavo le corone dei fiori al cimitero e le rivendevo ai fiorai che poi io rapinavo. Mano armata, si intende. Niente male. E tu come? Che io? Se ci penso, mi metto a ridere come un matto. Beh, non ci pensare, fai ridere noi. Io aiutavo i vecchi e i minorati ad attraversare la strada e in pieno traffico gli strappavo la borsa e il portafoglio e li piantavo lì come idioti. Al mio vecchio fecero uno scherzo simile. Ma questo è successo tanto tempo fa in Irlanda. Sei irlandese? Puro sangue, capo. Non mi piacciono gli irlandesi. Sono cattolici e protestanti anche. È vero, ma non tutti, però. C'è anche tanta brava gente. Il cobra mi dice che avete le mani pesanti. È il nostro pane, capo. Ma adesso vedremo. Chiama Ricamino e Testa di Pietra. Sono i miei migliori esattori. Piuttosto cattivi, se volete, ma in gamba. Ehi, stateci attenti. Non hanno il senso dell'umorismo. Beh, che ne dite? Ti servono, capo. Se restano in piedi. È difficile. L'armadio lo rompo io. T'ha detto armadio. Chiama il falegname. Ehi, non l'ho visto, fatemelo rivedere. Sì, capo. Niente male. Benvenuti in famiglia, ragazzi. Grazie, capo. Adesso statemi a sentire. Per prima cosa, bagni e massaggi. I muscoli debbono essere tenuti in esercizio. Curate i vostri corpi, ragazzi. È un materiale importante della nostra professione. Voglio che i miei uomini siano come giaguari in agguato. Dovete essere sempre in forma, pronti a scattare in qualsiasi momento. Giorno e notte. Di uomini arrugginiti non so che farmene. Quelli vanno bene per lavorare con la famiglia Colosimo. Inoltre, voglio che i miei uomini
siano sempre eleganti. Dovete mimetizzarvi con la gente cosiddetta per bene. Perciò, curate la piega dei pantaloni, curate il taglio, curate il collo e la camicia. Voglio uomini di classe, di gran classe, non come quei pezzenti della famiglia Colosimo. Dovete ispirare fiducia agli assicurati. La nostra organizzazione offre il meglio. E ricordate ai clienti che il nostro motto è paga e taci, taci e paga. Fatto questo, andrete ad esercitarvi al tiro allo sbirro. Mi raccomando, su questo punto sono molto esigente. Lo considero fondamentale. Non fate economia di piombo, ne abbiamo volontà. Noi non siamo la famiglia Colosimo. Abbiamo un arsenale che ci invidia persino l'esercito degli Stati Uniti. Crivellate le sagome, sparate, sparate sino a rompervi le mani e quando verrà il momento di usare le armi, ricordatevi che la pietà è morta. Quando sarete pronti, passate alla cassa. Avrete un premio d'ingaggio e un fondo cassa per corrompere gli onesti, che grazie al cielo sono rimasti in pochi, ma quei pochi si fanno pagare bene. Il denaro serve a tutti, ma bisogna guadagnarselo. E comincerete stanotte in un night clandestino. Attenzione alla roulette. I clienti fortunati parlano troppo e sono pericolosi, quindi polso, capito? Sta tranquillo, capo. Ti garantisco che hai ingaggiato proprio gli uomini giusti. Lo so, ma gli irlandesi continuano a non piacermi. Bisogna salutare qualcuno così, tanto per far vedere che sei conosciuto, che sei il padrone. Io vado alla roulotte, tu tieni d'occhio la baracca qui. Ok. Thank you.
rilassati. Io ho detto alzati. Sparite. Quella è una fortuna schifosa. Per te, Gioia. Grazie, tesoruccio. Fa lavorare la zia. È slittata dal 5 ed è finita sul 18. $100 sul 18. Insiste col 18, eh? Certamente, amico mio, il 18 sento che uscirà di nuovo. Non credo, signore. Eh? Penso che stavolta uscirà il 5. E perché mai? Perché dopo il 18 di solito esce il 5. Può anche darsi, ma io insisto col 18. Sento che uscirà di nuovo. Vuole scommettere? No. Svegliatevi, gente! Rembablo, come dicono in Francia. Ossia, non ci provate. Urrà, 18! Come ti chiami? Eh? Come ti chiami? Nasca. Mordi, eh? Non mi sfuggirai. Sei mia. La gamba. Sorry. Mi hai ammaliato. Per tutti, offre la casa. Visto che tacco? Ti venga un bene, così che controlli l'andazzo. Una cliente voleva danzare e io allora... Piantala di offrire da bere a tutte le squinze che incontri, siamo nei pasticci. L'aggeggio della roulotte si è bloccato e vomita dollari e il tuo conto al bar sembra un debito di guerra. Che gli raccontiamo ad Angelo? Già, che gli raccontiamo? Andiamo, vieni con me alla roulotte. Andiamo a giocare? No. C'è un tipo che vince troppo. Ecco, crescete e moltiplicatevi! Ci penso io. Ci divertiamo, Vorrei vedere, ho appena vinto $10,000. Mia moglie è morta 10 giorni fa e sono in compagnia di questi angeli. Per favore, signori, puntate. Come? Ecco qua, $100 sul 18. Perché non 1,000? Certo, ecco qua 1,000. Altri 2,000 no, signore? Altri 2,000. Ecco qua. Pronto. State tutti fermi. Ci siamo. Là.
Via il numero! Zitto! Come sarebbe non c'è numero? Che significa? Zitto, nefretico, piuttosto paga il sospeso al bar. Sospeso al bar? Ma che diavolo dici? Questo prova a fare il dito. Zitti, zitti, io vi spacco la faccia! Non sapete chi sono io? Io sono... Tu sei un vecchio paravento, ma con noi non attacca, hai capito? Questo è per il sospeso al bar. E metti giù le zampe, se non vuoi raggiungere tua moglie troppo alla svelta. No, no. Adesso state esagerando. Io conosco gli il fai signor. Da spalla, eh? Io ti distruggo, sai? Ti distruggo! Metti giù le mani. Sarai tutto il resto della tua vita a pentirti di quello che hai fatto oggi! Testardo, eh? Ah, sì, testardo. E chi siete andati a pestare tra tanta gente? Il senatore O'Riordan, un politicante che ha promesso ai suoi elettori di fare piazza pulita di tutte le anonime. Un cornuto figlio di cornuti che mi ha dichiarato guerra. Hai ragione, capo. Ma quando lui... quando lui continuava a dire che tu ridi sempre senza motivo... Che ha detto? Che ridi senza motivo. A Charlie li sono proprio girati. Dovevi ammazzarlo! Già, io ci avevo pensato, capo, ma... Ha deciso di farlo senza testimoni. Ah, è un'idea. Ma dopo le elezioni. Sì, lo farai dopo le elezioni. Prima lo faccio eleggere. E dopo tu lo ammazzi, eh? Le elezioni quando... Sta calmo, te lo dirò io quando sarà il momento. Che non vede l'ora di allungarlo. Nel frattempo cosa facciamo? Meglio che rimaniate lontano dal Knight per un po'. Capo, potrebbero rimpiazzare Ricamino e Testa di Pietra. Li hanno messi fuori uso e siamo in ritardo con le tangenti. Ogni tanto hai un'idea. Venite con me. Cammina. Lasciami. Ecco, qui. Vi assegno Little Italy per cominciare. Ma non fatevi impietosire dalle moine dei miei paesani. Sono artisti in questo genere. Sono capaci di inventare le scuse più incredibili per non pagare. Li conosco molto bene io. Conosco ogni pensiero della loro mente. Ci sono cresciuto laggiù. Sta tranquillo, capo. Ci andremo con la manina pesante. Bene, ancora una cosa. State attenti. Questa è la 12ª strada. È il confine tra la nostra zona e quella della famiglia Colosimo. Il marciapiede nord è nostro, quello sud è loro. La strada in mezzo è terra di nessuno. Attenti a non passare il confine, scoppierebbe la guerra e i piedi piatti non vorrebbero altro. Maledetti sbirri. Che guarda caso sono tutti irlandesi. Ehi, tu hai la stessa corporatura di un bastardo che... Sì, è vero, ci somigliamo, ma non sono io. Ok, prendete i ferri e andate a guadagnarvi il pane. Ok. Lui che si può permettere di riposare durante il giorno. Ho voluto vedere. You want to see? Sì. Venite con me. Trasite da questa parte. Venite. Che bellezza. Guardate. Sembra vivo, sembra.
Joa, questi signori sono venuti a piangerti. Joa, vuoi rispondere o no? Joa, ma come hai potuto morire in questa maniera? Senza preavviso, dico io. Ma ti sembra una cosa giusta, ti sembra? Ma quanto è bello. Quanto è bello. Sembra vivo, sembra. Permettete? Che attore, Ok, falla finita, Joe. Allora, se credi di fare il dritto con noi, sa da maritto. Oh, è proprio morto. Povera gente. Avete visto che pezzo all'uomo che ho perduto? Tu sei prende di Giovanni. E Giovanni vi voleva bene. Sì, sì, va bene. Voleva bene anche all'America. E ci ha detto che voi ci avreste aiutato in caso di bisogno. Va bene, e ma... E adesso sono 5 giorni che se ne andate. E quello per dopo. E se non abbiamo i soldi per i funerali. Siamo poveri, siamo... Aiutate. Se mi lascia la mano, l'aiuto, signore. La mano, per favore, dovrei andare. Ma questi americani saranno cornuti, ma tengono un cuore così. Come no? Sì, lo tengono. Ah, la mossa! Ma come si fa a far pagare un morto? Se fosse stato vivo, avrebbe pagato, te lo dico io. Poi sa, hai perduto l'engacif. Grazie, Baisà. Ma cos'è questa puzza? Non lo so. Non ci vorrei far credere che te la passi male. Del Gas Company siete? No, siamo dell'assicurazione. E io rovenato sono, ve l'assicuro. E noi pure. Oh, dopo. Toh, succhia. Dai, forza! Finché c'è vita c'è speranza. Vieni. Per la bolletta del gas. Scusa, questo pagherà per tutti. Ti puoi giurare. Ehi! Volete... Solo 15 dollari, amico. 15 dollari? Già, 15 dollari. Sei in ritardo di 3 settimane sui pagamenti. E Angelo... Oh, Angelo. Già, Angelo. Ho capito. Angelo? Angelo. Angelo. Questo l'ha capito, eh?
Soffri molto, amore. No. Ci siamo. Beh? Chi sono questi? Sono gli esattori di Angelo, ma non ti preoccupare. Invece preoccupati, donna. Su, alzati e smetti di fare moine. E tu, amico, allunga 15 pezzi e alla svelta. Ehi, sto parlando con te. Con me? Già. Ma se non ho un centesimo, sono settimane che non vedo un dollaro. No, poverino, e pretenderesti che ti crediamo, è eh? La verità. Sì, eh? È quello che ci fa lì sopra, cambia aria. Ma non io... sai che rispondere, eh? Tutti uguali, questi emigranti. Questa sarebbe una prova principe in loro favore per ogni tribunale. Conosco il codice io. Non farti fregare. Questa gente le studia tutte per... Ah! Guarda. Ah, mangiate pesche fuori stagione, eh? Questa è roba che costa cara. Andiamo, tirate fuori i soldi e senza tante storie. Sta tranquilla, amore. Se ci uccidete adesso, in questo momento, ci fate un favore. Sono 3 giorni che mangia sempre quest'osso. Guarda qui che c'è. Mangia. Bravo, il mio bambino. Mettilo sul vasetto, eh. Buono. Eccomi, amore, eccomi qui. Questi hanno fame sul serio. Tu dici? E guardali. Tutti e quattro insieme non peseranno nemmeno 80 kg. E allora? Niente. Io stavo solo pensando. Ok, ok, però sbrigati. E muoviti. Ogni buona famiglia americana dovrebbe avere la fotografia del generale Custer attaccata al muro. Perché non siede? No, no, grazie. Sono stato in piedi finora. Come si chiama il bombardiere? Charlie. È un nome molto bello, no? Ma lo chiamiamo... Come? Piccolo. Ah, anch'io da piccolo sono stato così piccolo. Aiutami. Ehi, guarda. Ecco.
Spaghetti. È per voi. Oh. Adesso bevi il latte, eh? Io... Noi... Non trovo le parole. Beh, non fa niente, non le cercare. No. Sai, a volte la vita ci fa fare cose che... Senti, non dire a nessuno che siamo di un corpo speciale di polizia. Tornerò a trovarvi. Così vedremo se il bambino migliora. Sì, insomma, voglio dire, se digerisce bene. E al bambino non date gli aranci sani. Staremo a te. Grazie, signore, grazie. Parola d'onore che ricambierò. Non so in che maniera, ma ricambierò. Speriamo di non ridurci all'osso. E tu asciugati la bava e andiamo. Le auguro di rimettersi, signore. Si mangia, amore. Eh beh, non si può mica spremere i soldi a chi non ne ha. Vero. Come facciamo stasera con Angelo? Fatti venire un'idea. Sei tu che hai la maggioranza delle azioni, no? Hai un motivo per essere allegro? Ho trovato i soldi, guardala. Risolverebbe il nostro problema. Tu credi che... non c'è pericolo che... Oh. Lascia il motore acceso. Hai ragione. Di la verità, è la tua prima banca, vero? Beh, ho assalito dei bar, dei benzinai, ma vere e proprie banche mai. È tutta un'altra tecnica. Senti, quando siamo dentro, questa è una rapina, lo dico io, se non ti dispiace. Ho più esperienza. Scompare. Un momento. Questa è una rapina. Sulle mani. State calmi. Riempila tu. Ecco. Come? Solo $3? Datti da fare, smetto. Levati. È vuota. Stavamo chiudendo per bancarotta. Se mettete fuori il muso, siete spacciati. Ah, per favore, non chiamate la polizia, ci farebbero ritardare la chiusura. Beh, ci ha detto male, ma forse in un'altra... È tutta un'altra tecnica, eh? Devono essere gli uomini di Colosimo. Andiamo? Sei impazzito. Non sanno che lavoriamo per Sorriso, non ci conoscono. No, 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 io non sono d'accordo. Su, andiamocene. Senti, 51%. Non crederei mica di portare a spasso un fratello ebete che contenti con un gelato, vero? Il gelato? Ma che c'entra il gelato? Io voglio sapere che cos'hai contro il gelato. Se stasera non portiamo i $1000 delle tangenti ad Allegria, gelati lo diventeremo noi nei frigoriferi dell'obitorio. Dici? Dico. Allora proponi
Propongo. Se scoppia la guerra, che facciamo? Ah, non scoppia niente. Potremmo fargli credere di essere degli indipendenti, non ti pare? Questa è un'idea. Pronto, sono Giuda, tenente McIntosh. Le do una notizia da $30. Gli uomini di Angelo hanno sconfinato. Io non lavoro, se non lavoro non incasso. Allora? Ma come faccio? Non si vendono gli stecchini, la gente non mangia e perciò non si pulisce i denti. I soldi. Ecco, non ho che questi. E cerca di essere puntuale nei pagamenti. Permesso? No. Non ci provate, ragazzi, o vi timbro il cervello. Maledetti sciacalli, i miei soldi. Vi abbiamo beccato col sorcio in bocca, eh? Siete della polizia, vero? Oh? Come ti permetto? Siamo anche noi del mestiere. È andata male, ragazzi. No, no, ci è andata bene. Sì che ci è andata bene. Ecco qua, capo. Così i miei paesani non sono riusciti a commuovervi, eh? Sì, all'inizio ci hanno provato, ma poi... Charlie gli ha dato la benedizione e allora quelli hanno fatto il pieno delle mutande. Avete fatto veramente un buon lavoro. Little Italy è una zona molto difficile. A chi lo dici, capo? Orfanotrofio St. Patrick. È giù da capo. Fuori il fiato. Sì? Sei sicuro? Ok. Dì al cassiere che dia i soliti $30 a Giuda. Lo conoscete? Giuda? Penso di no. Io credo di averne sentito parlare, ma non so se si tratta della stessa persona. È un informatore. Ah, beh, no, 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 non è lui. Quello che dico io era un traditore. Mi ha detto che avete sconfinato e mandato gli esattori di Colosimo all'ospedale. Così ha detto? Sì, così. Senti, capo, quello non è solo un soffione, ma anche un gran bel figlio di ignoti. Perché? 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 Senti, Sonny, il capo dice perché. diglielo. Non volevamo dirtelo per evitare una guerra, ma sono stati loro che hanno sconfinato. Li abbiamo sorpresi a mungere le nostre vacche. No. Sì. E quando gli abbiamo detto che gliel'avresti fatta pagare cara, hanno risposto che Don Colosimo ti avrebbe fatto passare la voglia. Dovevate ammazzarli! C'erano troppi sbirri in giro, questo non te l'ha detto, Giuda. Farò vedere io a Colosimo chi è il padrone qui. La loro macchina è ancora alla 12ª strada? Bene, prendila, vai a casa del senatore O'Riordan e ammazzalo. L'ammazzo? Sì, l'ammazzi e lasci lì la macchina. Un piedipiatti che lavora per noi dirà di aver visto due uomini di Colosimo fuggire. Tu, vai all'ospedale e chiudi la bocca a quelle due carogne. Chiudo la bocca a quelle due che... Sì, e cerca di farlo prima che McIntosh li interroghi. McIntosh? Già, è uno sbirro che la sa molto lunga. Passate la cassa, prendete qualche lattuga e sparite dalla circolazione per qualche giorno. Su questo ci puoi giurare, capo. Combina un meeting con i capi famiglia. Colosimo ha rotto il trattato di Chicago. Però niente male questi silenziatori, eh? Sì, vanno bene. Sono anche molto leggeri. Allora ti tocca andare a farti il senatore, eh? Già. È la prima volta che uccidi. Fuori dal ring, vuoi dire? Certo, fuori dal ring. No. E tu? Come? Te l'ho già detto, no? Tremeresti se ti dicessi. Non me lo dire. Dieci caricatori per la 44, mezza dozzina di bombe a mano, quattro candelotti e un ragioniere. Devi fare uno scherzo a qualcuno? Tu che prendi? Il solito. Cioè, quello che prende lui. A che gioco giocano? Stanno provando i nuovi silenziatori, ne volete? Sì, dammene uno.
Così all'ospedale non mi sentirà nessuno. Ne sono convinto. Buone feste. Grazie. E vuoi un passaggio fino alla dodicesima? No, potremmo dare nell'occhio. Ah già, hai ragione. Dove ci vediamo dopo il lavoro? Meglio separarsi per un po'. Mi sembra giusto. Ciao. Ciao. Si fa a uccidere un uomo? Ospedale St. Paul, prego. Qui ospedale St. Paul. Attenzione. Questa notte tenteranno di uccidere... Un momento, per favore. Pronto? 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 Sì? Chi parla? McIntosh in ascolto. Fate attenzione. Questa notte tenteranno di uccidere gli uomini di Colosimo. Circondate l'ospedale. Mettete molti uomini di guardia, decine di uomini. Chi parla? Un amico. Amico, hai telefonato troppo tardi, li hanno già fatti secchi quei due. Cosa? Sì, li hanno farcigli di piombo. Ma non sono stato io, glielo giuro, io non c'entro, io non so niente, io ero a casa quando li hanno uccisi, ho un alibi di ferro, io non c'entro niente. Mamma mia. No, io non lo accoppo quello, anche se è un politicante. Soling sarebbe stato uno scherzo, ma così, senza una buona borsa. Io do un'occhiata alla casa, faccio un po' di rumore, ad Angelo dirò che c'era una nuvola di sbirri e poi così gli farò capire che... Ehi, che è successo? Il senatore O'Riordan, sapete, il candidato democratico. Beh? Beh, lo hanno trovato morto stecchito nella piscina. No. Sì, repubblicano anche voi, eh? Beh, un po'. Questo è un delitto politico. Conosco più di una persona che avrebbe ucciso volentieri quel vecchio invasato. Ne conosco uno anch'io. Ehi, voi altri, fate scomprare questa gente qui. Forza, circolare. Ma dove eravate? Tenete. All'ospedale, che è successo? Il senatore O'Riordan, lo hanno trovato morto. Chi? Quando e dove? Il giardiniere, circa mezz'ora fa, nella piscina. Annegamento. È strano, il vecchio è stato campione di tuffi ai suoi tempi. Beh, stavolta gli è andata male, la piscina era vuota. Il medico che ha detto? Che il senatore ha dato una gran testata. Non c'è qualche indizio? No, niente. A parte una buccia di banana sul bordo della piscina. Voglio sapere tutto su quella maledetta buccia di banana. Dov'è cresciuta, quando è stata importata, chi l'ha venduta, chi l'ha comprata e le abitudini di chi l'ha mangiata. Chiaro? Ok. Capo, com'è andata all'ospedale? Hanno cantato gli uomini di Colosimo. Tu canteresti con la testa piena di piombo? Diami. Il nonno? No. Fare gelati è un'arte.
E il segreto è nella quantità di sale intorno al mastello. Devi dare quel giusto grado di freddo per far sì che il gelato monti senza ghiacciare. Un freddo, come dire... da obitorio. Sì, più o meno. Ehi, come mai da queste parti? Beh, sai, passavo di qua e volevo sapere come sta il nostro bombardiere. Un po' meglio. Meno male. Meglio? Guarda. Ma che bravo, bravo. Questo è niente. Da un po' un'occhiata. Si cacchicchia, È un grande piacere rivedervi. Grazie a voi abbiamo ricominciato... a tirare la catena. Beh, anche. Ma soprattutto ho potuto ricominciare a lavorare. Interrompiamo il programma per due notizie dell'ultima ora. La malavita ha colpito ancora. Due uomini della gang Colosimo sono stati selvaggiamente trucidati questa notte all'ospedale St. Paul da uno o più killer che hanno letteralmente spappolato le vittime con decine di colpi sparati a bruciapelo. Il tenente McIntosh, in una conferenza stampa, ha detto che ci sono tutti gli elementi per pensare che tra le vittime e gli assassini non doveva correre buon sangue. Ha ragione. Il senatore democratico Riordan è stato trovato morto questa notte nella piscina della sua villa con il cranio spaccato. Gli investigatori puntano le indagini su una misteriosa buccia di banana trovata sul bordo della piscina. Morte accidentale o sottile feroce disegno delle anonime assassini che il vecchio senatore tanto combatteva? Questo è il mistero che McIntosh spera di risolvere. Riprendiamo il nostro programma musicale. Che mondo. Sì, dimmi, dimmi, dimmi. Su, in guardia. Diretto, gancio. Mi sono sempre piaciuti i mocciosi. Vi fermate con noi per cenare, vero? Se non disturbo, si intende. Fatto. Mia figlia e il vostro amico hanno preparato degli ottimi spaghetti con polpetta e un gelato di lamponi proprio buono. Un gelato di lamponi? Il gelato l'ha fatto lui. Io l'ho solo aiutato. Su, su, figlioli, a tavola, a tavola. Anche voi che appartenete ai corpi speciali della polizia parteciperete alle indagini? Beh, sì, indirettamente. Indirettamente? Ma io direi che ci siamo dentro fino al collo. Beh, fino al collo ci sei dentro tu. È un caso suo. Ah. Oh! Ah, ecco. Buon appetito. Bene, bene, bene. Ecco qua. Buon appetito. Sono al dente. Scolali. Stai calmo. Buon appetito. Condoglianze da Angelo. Andiamo. Una carta. Sì, due a me. A me una. Istituto infanzia abbandonata. Ok. Era Angelo, tutto bene qui intorno. Calma, è il postino, suona sempre due volte. Saluti da Colosimo. L'abbiamo beccato sul tram, tenente. Questa volta quattro giorni non te li leva nessuno. Sveglia! Giuda. Sì. Qui McIntosh. Come? Come? No. La distilleria clandestina di Angelo è saltata in aria con otto dei suoi uomini. Gliel'avevo detto, tenente, che prima o poi quella distilleria l'avremmo trovata. Giuda. Sì. Qui McIntosh. Beh, arrangiatevi. Mettetene due per cella, comprate del ghiaccio e sistemateli nel corridoio. Maledetti. L'obitorio non hanno più posto.
Comprassero del ghiaccio e li sistemassero nel corridoio. È un'idea. Un altro paio di round come questi e la città sarà ripulita. Sarebbe un bel guaio per me, resterei disoccupato. Ah, te il lavoro non mancherà mai, Giuda. Sei il miglior informatore che la polizia e la malavita abbiano mai avuto in questa città. Grazie, caro. Non è un complimento, è la verità. Lavora a pressione se non ha mai fatto una soffiata sbagliata. È vero. Tutto ciò che ti chiedo è di lavorare per noi in esclusiva. Ci faciliterebbe le cose, lo capisci? Sì, certo, lo capisco, ma è che non posso. Vede, io sono un artista della soffiata e non mi sembra onesto concedermi in esclusiva da una sola parte. Sarebbe come se il grande Caruso cantasse solo al Metropolitan. Ha ragione. E poi, ecco, io... E poi che c'è? E poi è che a voce io non sono capace di fare la spia. Mi vergogno. Voglio il mio nome qua sopra. Andiamo. Sì. Andiamo. Presto, passami il mio ufficio. Sì, il mio ufficio. Sì, capo. Riconosceresti gli esattori di Angelo che hanno pestato gli uomini di Colosimo? Certo. Sai da che parti bazzicano? Credo di sì. Bene, tu trovameli e ti faccio ricco. Ok, capo. Dove ti posso trovare se mi servi? Al bar del Sinedrio o a casa mia, a via del Monte degli Ulivi. Ecco qua. 10, 20... 30. Grazie, tenente, ma preferirei che mi desse 30 monete da un dollaro. È un'antica tradizione di famiglia. Cambia e dagli monete da un dollaro. Grazie. Fa una scappata giù alla 12ª strada. Sì. Ehi, fa parlare quei commercianti. Ci penso io, capo. Canteranno come canarini. È meglio filare, Sonny. È un brutto affare, questo. Paura. Chi non l'avrebbe? Noi siamo solo due. E quelli chissà quanti sono. Stai calmo. Rilassati. Sì, sì, sono calmo. Sono calmo. Noi abbiamo passato di peggio. No. Sì, eccoli, eccoli. Ah. Sono in 8, Sonny. E allora? Non ce la faremo, non ce la faremo. Ma sì, sarà uno scherzo da ragazzi. Tu resta sì. Qui. Sì, sì, io resto qui. Questa volta hai esagerato, Sonny! E allora? C'è una colata di cemento che vi aspetta! Hai sentito? Io non voglio finire nel cemento! Stai calmo. Hai finito? No! Siamo venuti per l'esecuzione! Passami il ragioniere.
Oh. I piedi piatti. I piedi piatti. Li sento. Presto scappiamo. O finiremo sulla sedia elettrica. Ti prego. Presto. Vieni, Sonny. Ti prego, ti prego. Stai calmo. Ti ho detto di stare calmo. Chi è? Sta attento, Charlie. Ti è andata bene stavolta. A te invece è andata male. La guerra tra le gang continua. La polizia ritiene che l'assassinio dell'ospedale sia il primo anello della catena di assassini e di stragi che ha sconvolto la città. E del secondo anello della catena che si dice? Il secondo anello sta tranquillo. Dice che il nefritico è morto di morte accidentale. Ah, bene. Meglio di così non poteva andare. Su, forza. Angelo vorrà sapere com'è andata. E cammina. Eccomi. Vengo. Hai fatto veramente un ottimo lavoro. Quella buccia di banana è stata un'idea veramente geniale. Cominciano a piacermi gli irlandesi. E tu? Che bisogno avevi di ridurre quelle due carogne come hamburger? Bastava ucciderli semplicemente. Ho seguito il tuo consiglio, capo. Non ho fatto economia di piombo. Sentito? Mi piacerebbe averli sul vostro foglio paga, eh? Ce ne sono pochi di killer come questi al giorno d'oggi. E adesso passate alla cassa, ragazzi. Ci sono due verdoni che vi aspettano. Grazie, capo. Bravi ragazzi, eh? Allora, amici, parliamo d'affari. Ehi, capo. Che c'è adesso? Ha telefonato Giuda. Che ha detto? Su, parla, sputa, non star lì come un poliziotto idiota. Sei convinto che il crimine rende bene? Uno. Due. Tre. Sì. 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 Va bene. Fate presto, però. Uno. Due. Eccoli. Spino, maledetto! Mi ha ammazzato come cani! Prendi i soldi! L'ho presi. Li hai presi i soldi? Sì, l'ho presi. Aveva detto di essere un poliziotto e ha chiesto di voi. Ma che tipo era quel tipo? Era un tipo con una faccia veramente brutta, alto, con gli occhi chiari, molto chiari. Aveva una cicatrice proprio qui sulla fronte. Era il Cobra. E cosa vi ha chiesto? Ha voluto sapere se ci avevate costretti a pagare le tangenti. E cosa gli avete risposto? A un poliziotto si dice la verità, che non eravate gangster, ma agenti di un corpo speciale incaricati di un'indagine. E lui che ha detto? Non ha detto niente, affatto. È stato terribile. Il bimbo si è spaventato e da allora non ha più fatto cacca. Stavolta sì che gli presento il conto a sorriso. Mi dispiace. Le nostre valigie dove sono? Qui sotto il letto. Se qualcuno chiedesse di noi, non ci avete visto, intesi?
Intesi. Ecco. Scusate, ma la porta era aperta. Le valigie le potete lasciare qui. Al vestiario ci pensiamo noi. Ah, sì. Sveglia! Hai detto che le riconosceresti. Ma se le ho soffiato io, dove erano? Questo è un riconoscimento ufficiale. Fateli entrare! Sono quelli in abiti civili, vero? Avrei preferito indicarveli con un bacio, ma non mi fido troppo. Lo credo bene. Fotografie, impronte digitali e portateli nel mio ufficio. Bene. Le dispiace se giro la lampada? Ah, sì che mi dispiace. Ma mi dà fastidio. Ce l'ho messa apposta. Ah. Ah. A te non dà fastidio? Ci sei abituato, Sono incensurati, capo. Incensurati? Sì. Fino a ieri, da oggi siete accusati di alcune bazzecole che passo subito a enumerarvi. Estorsione, rapina a mano armata e duplice omicidio premeditato. E vi devo avvertire che da questo preciso momento tutto ciò che direte può essere usato contro di voi. Quindi vi consiglio di trovarvi un avvocato. Ma è meglio per voi se è un buon avvocato. Ha ragione. L'avvocato? Ma perché io sono innocente? Chi avremmo storto? Chi avremmo rapinato e chi avremmo ucciso? Già, chi? Avete estorto ai commercianti della dodicesima, rapinato i vostri colleghi della concorrenza e avete trucidato i cosiddetti perché non parlassero. Non abbiamo storto i commercianti, non abbiamo rapinato nessuno e non abbiamo ucciso i suddetti cosiddetti. Questa è la verità. È ovvio che potete provarlo. È ovvio. Va bene, sentiamo. Sentiamo. Quando e dove avremmo fatto la strage? Avanti, rispondete. Come quando e dove? La sera del 21, tra le 10 e mezzanotte, all'ospedale St. Paul. Ah, proprio la sera del 21. Eh già, proprio la sera del 21. Per vostra informazione, Petrosino, la sera del 21, tra le 10 e mezzanotte, eravamo a cena in casa di uno di quei commercianti ai quali, secondo le vostre informazioni, avremmo storto il denaro. No. Spaghetti con polpette e gelato di lamponi. Buono. Il gelato l'ho fatto io. Sono un esperto. Ah. Va a controllare questa storia da quei commercianti giù alla dodicesima. Presto. Certo. Muoviti! Ok, capo. È cascato. L'ha presa in faccia. Andiamo avanti. Voi dove eravate la sera del 21? La sera del 21? Sì, la sera del 21. Ero in servizio. Ci avrei giurato, ma dove? Beh, così su due piedi non me lo ricordo, devo pensarci un momento. E certo da qualche parte ero. Vi dirò io dove eravate. Dalle parti della casa del senatore O'Riordan. Già, è vero. E voi come lo sapete? Passavo di là proprio per caso, prima di andare dagli amici della dodicesima. Che straordinaria combinazione. La vita a volte gioca degli strani scherzi. Vero. Che si dice della morte del povero senatore? Ma la stampa fece tutta una serie di congetture. Ah, sì, ricordo. Parlò di sottili disegno, qualcosa del genere, no? Ma che? La verità è che quel vecchio alcolizzato rientrò a casa ubriaco fradicio in compagnia di due baldracche da $100. La buccia di banana che portava all'occhiello gli cadde, ci mise un piede sopra e si spaccò la testa cadendo nella piscina vuota. È una vostra supposizione, suppongo. Quindi si trattò di morte accidentale. Pare di sì. Le baldracche lo confermarono. E sapete com'è per l'opinione pubblica? Un senatore è sempre un senatore, non è un testa qualsiasi. Gli uomini di Colosimo, invece, li hanno fatti proprio secchi. Beh, il fatto è che, ecco... Solo un momento, torno subito. Un sottile disegno, eh? Non
Iniziamo da capo, non sono il dottore Di Angelo. Cosa? Sono due investigatori, incaricati dal Dipartimento di Stato di indagare sui metodi di indagine illegali della polizia. Il 21 sera erano a cena da uno di quei commercianti della dodicesima, un certo Gerace. E quel che è peggio, l'altro giorno un poliziotto ha pestato l'intera famiglia per farla parlare. No, no! È così, capo! Signori, con le più ampie scuse della giustizia potete andare tranquillamente. Il vostro alibi è assolutamente ineccepibile. Avrei dovuto credervi sulla parola, mi potreste dire voi. Ma sapete com'è? Indagare nei limiti della legge è il mio motto. Niente male come motto. Una curiosità, voi siete sicuro che li abbiano uccisi quei due esattori, vero? So che è illegale, ma... Lasciamo perdere, andiamo. Ma? Voi che avreste fatto al mio posto? Non c'è modo di battere quei criminali con i mezzi a disposizione. E così li avete messi sotto ghiaccio e avete dato la notizia che erano stati assassinati per far scoppiare la guerra tra le bande. Era l'unico mezzo per ripulire la città, credetemi. Sì, ti credo. Immagino che dovrete fare un rapporto. Veramente, per quello che ci riguarda, potete tenerli in cantina per tutta la vita, se volete. Allora, com'è andata, capo? A voi male! Tornate a dirigere il traffico! Ammetterai che l'idea di spacciarsi per investigatori è stata veramente buona, eh? Sì, ma quella di sparire dalla circolazione è ancora meglio. Ehi, non hanno perso tempo. Che ti aspettavi? È la conseguenza della tua idea di dissossare gli uomini di Colosimo. Che stai facendo? Aspetta un momento e lo capirai. Che significa? Significa che Charlie Smith, il gangster, è morto. Ridivento Charlie Smith, il lottatore. Cosa? Ma non puoi lasciarmi in mezzo ai guai. Non sono io che ti ci lascio, sei tu che ci vuoi restare. Dove? In mezzo ai guai. Hai il cuore di burro, amico. Non sei adatto per questo mestiere. Ah, no, eh? Ricorda quello che ti dico. Tu tremerai il giorno che saprai... Cambia mestiere, che è meglio. Ti consiglio di stare alla larga da me, traditore irlandese! Va bene. C'è Angelo che sta giocando col tuo amichetto. Indovina un po' che ho in tasca. Che bel bambino. Sei veramente un caro pupetto. È inutile, dicano quel che vogliono, ma per il bambino il miglior alimento è il latte della mamma, eh? Guardate me, anch'io sono stato allattato da mamma. C'è nessuno? Io. Giù le mani dal bombardiere. Getta la pistola. Prima molla il pupo. Getta la pistola adesso. Io ci posso lasciare la cotica, ma né tu né loro ne uscirete vivi. Regoliamo i nostri conti fuori di qui. Il porto ti va bene? Allora, questa pistola? Quando saremo fuori. Esci prima tu, poi quelli, poi io e Cobra. No, non mi freghi, sbirro. Cobra uscirà per ultimo. No, mettiamola così. Prima escono quei due topi di fogna, poi Cobra, poi io e te sotto braccio. Quando saremo in macchina ti darò la pistola, non prima. Ok. Ehi voi,
Se aprite bocca, state attenti che ve la chiudo per sempre. Certo, signore. Tappatevi in casa e non aprite a nessuno per nessunissima ragione, capito? Sì, va bene, signore. Grazie, signore. È meglio cambiare macchina, capo. Ho visto Giuda qui intorno. Va bene. Andiamo. Anche un bacio, già che ci siete. Non era mestiere per me, eh? Ma questa me la paghi. Un sacco di patate. Aprite! Sono io, Sonny! Angelo! Sta tranquillo. Qui siamo a casa mia, non ci disturberà nessuno. I ragazzi dove sono? Ci aspettano al molo. Sai, voglio che assistano alla tua esecuzione, così se a qualcuno viene voglia di tradirmi, ci penserà due volte vedendo che fine fai. E che tipo di scherzetto gli facciamo, capo? Io avevo pensato all'annegamento lento. Che ne dici tu? Per me va bene, capo. Si tratta di agonizzare una mezz'oretta. Ah, credevo peggio. Trovatemi una corda. Calma, amico, riprendete il fiato. Avete visto... Un momento, riposatevi un po', eh? Avete visto una macchina piena di gangster? No, no. Stanno per ammazzare un uomo. Dove? Qui al porto. Aiutatemi a trovarli, vi prego. Come no? Voi cercate di là. Noi andremo di qua. Va bene questa, capo? No, troppo grossa. Ah. Capo, non ci sono corde. Come sarebbe? Non potremmo riempirlo di piombo, in fondo è lo stesso. Non è lo stesso, idiota! Cerca la corda! E vedi di farmi dimenticare chi mi ha portato questo bisonte in famiglia! Cercate subito la corda! Qualcuno lassù che t'ama, ma è inutile. So aspettare io. Ecco la corda, capo. Eh? È troppo corta. Voglio una corda, ho detto. Non ce ne sono, capo. Provate da quella parte. Che hai? Paura, eh? Ehi, Cobra! Eccola là, la corda! Tu, va a prenderla! Subito, capo! E sbrigati, che il sorriso diventa nervoso! Come mi hai chiamato? Sorriso. La tua agonia sarà molto più lunga. Sì. Sbrigatevi!
Ti saluto, Angelo. Fermi, idioti! Non sparate! Non sparate! Avanti, spara! Buttate le pistole! Allora? Fate quello che dice! Gettatele a mare! Ok. Adesso tutti pancia a terra e con le braccia incrociate sopra la zucca. Sei arrivato proprio in tempo. Se non avessi avuto l'idea di quei contenitori. Quali contenitori? Ma come, non hai sentito il finimondo che hanno fatto cadendo? Io non ho sentito nessun rumore. Il fatto è che ti ho trovato perché sono piuttosto sveglio. Non ho bisogno di sentire nessun rumore. Sono arrivato quando era il momento. Faccia a terra! È scarico! Affogateli! Charlie, andiamo, andiamo. Di che ti spaventi? Sono appena in 15. Li affoghiamo? Certo. Ma io non so nuotare! Nemmeno io! No! Via! Andiamoli! Perché non gli hai sparato addosso? Mi sembrava brutto! Ecco fatto. Oh. Cercano la lite? Credo proprio di sì. Falli correre. Ah!
troppo! Smettetela di giocare. Su, caro Angelo, io non riderei tanto se fossi in te. Tu aspetta di uscire di prigione e poi te ne accorgerai. Portatelo via. Dove, capo? Sì, e tu cammina. Beh, che c'è? Ho l'impressione che siate un po' nei guai, giovanotto. Perché? Guardate cosa ho trovato in archivio. Il cliente è un assassino che cercavamo qui allo stadio che si compra un gelato. Un gelataio. Già, adesso mi ricordo. Quel giorno ero in servizio e mi travestii da gelataio. E voi chi siete? L'uomo del mistero. Già, fino a quando non farete due chiacchiere col giudice. Perché non glielo diciamo insieme al giudice come sono andate le cose, eh? Questo mi sa di ricatto o mi sbaglio? Arrivederci. Arrivederci. Salve. Ma non te la prendere. Doveva finire così. Il crimine non paga. Sì, forse hai ragione. Beh, ci vediamo. Ti saluto, gelataio. Io torno sul ring. E tu cosa farai? Ma ancora non lo so, forse mi arruolo nella polizia. Ah, tu non sei adatto per quel mestiere, hai il cuore di burro, te l'ho detto. Dici? E forse potrei arruolarmi... Sarebbe anche peggio. Ciao, eh. Ciao. Signore e signori, l'incontro clou della serata vedrà Caronte, il bottoniere dello Stige, gentilmente concessosi una satana in persona contro l'uomo del mistero, di ritorno da una lunga tournée all'estero. Arbitra il signor Jim Buster! Dai, vedi di sbrigarti, eh? Quella brava gente ci sta aspettando a cena. Spaghetti con polpette e fagioli col pomodoro. Eh? Fagioli col pomodoro? Fagioli col pomodoro. Buoni. Ehi, hey, oh.
All'inferno! Sì. Congratulazioni!